Proseguiamo questa settimana di ispirazione quotidiana dedicata alle storie, unicamente alle storie tratte da Brodo Caldo per l'anima. Stavo per dire Brodo Calmo per l'anima, ma in effetti l'effetto poi ha questa intenzione, cioè l'intenzione è questo effetto. Storie che calmano, nel senso che massaggiano, storie emolienti, ma storie soprattutto, lo ripeto, di persone vere. Di persone come noi, storie che ci ispirano, storie che ci permettono di connetterci, di pensarci finalmente nuovamente come esseri umani interconnessi. Ecco perché, ve lo ricorderò nella premessa di ogni puntata di questa settimana, non daremo giudizi, cioè non darò personalmente giudizi, non commenterò il significato delle storie che vi racconterò, non vi proporrò strategie pratiche neppure, ma vi voglio lasciare questa settimana a pensare, a meditare, a riflettere voi stessi sul significato che per voi possono assumere queste storie. Io mi limiterò a leggere tre storie per puntata. E iniziamo con una prima storia che riguarda un'espressione che sapete. Per me è molto importante, che vi ho già proposto diverse volte, che trovo faccia la differenza veramente nel mondo, il sorriso. La prima storia ci viene raccontata da Enoch McCarthy, come ho avuto modo di dire ieri. Brodo Caldo per l'anima raccoglie storie. I due autori di riferimento di questa serie, in particolare di questo primo libro, che è la fonte di ispirazione per le nostre storie di ispirazione di questa settimana, sono Jack Canfield e Mark Victor Hansen. Sono a tutti gli effetti dei collazionatori, cioè hanno collazionato, raggruppato queste storie e ce le hanno proposte. Perciò ogni storia è raccontata anche da altri formatori, da altri esperti di quel settore o di altri settori, cioè del settore della formazione o di altri settori. E la storia che si intitola appunto Il sorriso è raccontata, come vi dicevo, da Enoch McCarthy. Molti conoscono Il piccolo principe, un bellissimo libro di Antoine de Saint-Exupéry. È un libro bizzarro e straordinario. E può essere letto sia come racconto per ragazzi, sia come favola per adulti che stimola la riflessione. Molti di meno conoscono gli altri scritti, romanzi e racconti di Saint-Exupéry. Saint-Exupéry era un aviatore che combatté contro i nazisti e fu ucciso in azione. Prima della Seconda Guerra Mondiale aveva preso parte alla guerra civile spagnola contro i fascisti. Su questa esperienza scrisse un racconto affascinante dal titolo Il sorriso, Le Sourire. È questa storia che voglio raccontarvi adesso. Non è chiaro se l'autore la intendesse come racconto autobiografico o di fantasia. Io preferisco credere nella prima ipotesi. Raccontò di essere stato catturato dal nemico e gettato in una cella. Era sicuro dagli sguardi di disprezzo e dal rude trattamento che riceveva dai suoi carcerieri, che il giorno successivo sarebbe stato giustiziato. Da qui in avanti narro la storia così come me la ricordo io, con le mie parole. Ero certo che sarei stato ucciso. Ero nervoso e sconvolto. Cercai nelle tasche qualche sigaretta che fosse sfuggita alla perquisizione. Ne trovai una e per via del tremito alle mani riuscii a malapena a portarmela alle labbra, ma non avevo fiammiferi, me li avevano portati via. Guardai attraverso le sbarre il mio carceriere. Lui non ricambiò lo sguardo. D'altra parte, non si ricambia lo sguardo di una cosa, un cadavere. Lo chiamai dicendo: "Hai da accendere, por favor?" Mi guardò, scrollò le spalle e venne ad accendermi una sigaretta. Quando si avvicinò e accese il fiammifero, i suoi occhi inavvertitamente incrociarono i miei. In quel momento sorrisi. Non so perché. Forse era nervosismo. Forse era perché, quando si sta molto vicini l'uno all'altro,
È molto difficile non sorridere. Comunque, sorrisi. In quel momento fu come se una scintilla scoccasse fra i nostri cuori, fra le nostre anime umane. So che lui non voleva, ma il mio sorriso attraversò le sbarre e generò un sorriso anche sulle sue labbra. Mi accese la sigaretta, ma rimase vicino, guardandomi direttamente negli occhi e sorridendomi ancora. Continuai a sorridergli, ora vedendolo come una persona e non soltanto come un carceriere. E anche il suo modo di guardarmi sembrò assumere una nuova dimensione. Hai figli? Domandò. Sì, qui, qui. Tirai fuori il portafogli e nervosamente cercai le foto della mia famiglia. Anche lui tirò fuori le foto dei Niños, dei suoi figli, e cominciò a parlare dei suoi progetti e delle sue speranze per loro. Gli occhi mi si riempirono di lacrime. Confessai di temere di non riuscire più a vedere la mia famiglia, di non avere più la possibilità di vederli crescere. Anche a lui vennero le lacrime agli occhi. Improvvisamente, senza una parola di più, mi aprì la cella e in silenzio mi condusse fuori. Fuori dalla prigione, tranquillamente, e attraverso strade secondarie, fuori dalla città. Lì, al margine della città, mi liberò. E senza una parola di più, ritornò verso la città. La mia vita fu salvata da un sorriso. La seconda storia di oggi ce la racconta direttamente Jack Canfield e si intitola Il Buddha d'Oro. Nell'autunno del 1988, mia moglie Georgia e io fummo invitati a tenere una conferenza sull'autostima e sull'efficienza a un convegno a Hong Kong. Poiché non eravamo mai stati in Estremo Oriente, decidemmo di prolungare il viaggio e visitare la Thailandia. Arrivando a Bangkok, decidemmo di fare un giro nei più famosi templi buddisti della città. Insieme con il nostro interprete e autista, Giorgia e io visitammo quel giorno numerosi templi buddisti, ma dopo un po' cominciarono tutti a sbiadirsi nella nostra memoria. Tuttavia, vi era un tempio che ci lasciò un'impressione indelebile nel cuore e nella mente. Si chiama Tempio del Buddha d'Oro. Il tempio in sé è molto piccolo, probabilmente non più ampio di 10 metri per 10. Ma entrando rimanemmo sconcertati dalla presenza di un Buddha in oro massiccio, alto più di 3 metri. Pesa oltre 2 tonnellate e mezza ed è valutato circa 196 milioni di dollari. Era una visione che incuteva timore, un Buddha d'oro massiccio, dall'aria gentile ma imponente che ci sorrideva dall'alto. Immergendoci nei soliti compiti dei turisti, scattare fotografie fra un oh e un ah per una statua, mi avvicinai a una bacheca che conteneva un grande pezzo di argilla dello spessore di 20 centimetri e largo 30. Accanto alla bacheca vi era una pagina dattiloscritta che descriveva la storia di questa magnifica opera d'arte. Nel 1957, alcuni monaci di un monastero dovevano trasferire un Buddha d'argilla dal loro tempio a una nuova sede. Il monastero, infatti, doveva essere demolito per far posto a una superstrada attraverso Bangkok. Quando la gru cominciò a sollevare l'idolo gigantesco, il peso del simulacro era così elevato che la statua cominciò a incrinarsi. Per di più iniziò a piovere. Il monaco superiore, preoccupato di non danneggiare il sacro Buddha, decise di rimettere a terra la statua e di coprirla con un grande telone per proteggerla dalla pioggia. Più tardi, quella sera, il monaco superiore andò a controllare il Buddha. Accese la torcia elettrica, scostando il telone per controllare se il Buddha era asciutto.
Quando la luce raggiunse l'incrinatura, il monaco notò uno strano bagliore. Guardando meglio, si chiese se non potesse esservi qualcosa sotto l'argilla. Andò nel monastero a prendere martello e scalpello e cominciò a scrostare l'argilla. A mano che procedeva, il bagliore si faceva sempre più vivido ed esteso. Trascorsero molte ore di lavoro prima che il monaco si trovasse di fronte allo straordinario Buddha d'oro massiccio. Gli storici ritengono che diversi centinaia di anni prima della scoperta del monaco, l'esercito birmano stesse per invadere la Thailandia, allora chiamata Siam. I monaci siamesi, rendendosi conto che il loro paese sarebbe stato ben presto attaccato, coprirono il prezioso Buddha d'oro con uno strato esterno di argilla per impedire che il loro tesoro venisse trafugato dai birmani. Purtroppo, a quanto pare, i birmani massacrarono tutti i monaci siamesi e il segreto ben custodito del Buddha d'oro rimase intatto fino a quel giorno fatale del 1957. Tornando a casa in aereo, cominciai a pensare fra me. Tutti noi siamo come il Buddha d'argilla, coperti da una crosta di durezza costituita dalla paura. Eppure sotto ciascuno di noi vi è un Buddha d'oro, o un Cristo d'oro, o una essenza d'oro che è il nostro vero io. A un certo punto della nostra vita, fra i 2 e i 9 anni di età, cominciamo a coprire la nostra essenza d'oro, il nostro io naturale. Il nostro compito ora è di riscoprire la nostra vera essenza, più o meno come fece il monaco con il suo martello e il suo scalpello. La terza e conclusiva storia di oggi, da Brodo Caldo per l'Anima, ci viene raccontata da Patricia Fripp e si intitola significativamente Quello che sei è importante quanto quello che fai. E devo dire che reca una delle citazioni più belle per me di Ralph Waldo Emerson, che dice: quello che sei tuona così forte che non riesco a sentire quello che dici. Era un soleggiato sabato pomeriggio a Oklahoma City. Il mio amico Bobby Lewis, padre orgoglioso, portava i figlioletti a giocare a minigolf. Si avvicinò al botteghino e chiese all'addetto: quanto costa l'ingresso? Il giovane addetto rispose: $3 per lei e $3 per ogni bambino di più di 6 anni. Entrano gratis se hanno 6 anni o meno. Quanti anni hanno? Bobby replicò: il mio bimbo qui ha 7 anni, mentre l'altro bimbo ne ha 3, perciò mi pare di doverle $6. L'addetto giovane osservò: ehi, lei ha appena vinto la lotteria o qualcosa del genere? Poteva risparmiare $3. Poteva dirmi che il più vecchio dei suoi figli aveva 6 anni. Io non avrei notato la differenza. Ma Bobby rispose: sì, è vero. Ma i bambini avrebbero notato la differenza. Come disse Ralph Waldo Emerson, quello che sei tuona così forte che non riesco a sentire quello che dici. In tempi difficili, quando l'etica è più importante che mai, fate in modo di dare il buon esempio a tutti coloro con cui vivete.